Saluti ragazzi, in questo video io sono Jade e questo è Windows Longhorn 5048. Perché vi faccio vedere Windows Longhorn beta, Vista Beta 1, che sarebbe la prima versione della beta di Vista teoricamente, che poi in realtà non è così perché Longhorn e Vista poi alla fin fine sono stati due progetti veramente diversi. Perché vi faccio vedere questo? Perché c'è una sottospecie di easter egg, che in realtà non è easter egg, è una schermata della morte non blu, ma bensì rossa, che è stata introdotta solo in questa build, forse anche nella beta 2, o forse anche nelle beta prima di Longhorn, non ne sono sicuro, però da quello che ho letto è stato integrato solo su questa beta e poi non è stato più messo. Quindi, e come facciamo ad emularlo? Innanzitutto ti faccio vedere che Windows Longhorn 5048 ci ha impiegato molto ad installarlo, perché comunque non capivo il fatto che doveva essere IDE. Il fatto che devo mettere la versione del VMware alla settima, infatti questa macchina è VMware Workstation 7, non 12 come questa qua di Windows 10. Non ho installato i driver perché mi seccavo sinceramente a perdere altro tempo. Per emularlo cosa si fa? Semplicemente si va a eliminare il System 32. Teoricamente dovrebbe essere così. E riavviando la macchina, praticamente dovrebbe apparire una schermata rossa della morte. Se non appare significa che non ho cancellato bene il disco C e quindi dovrò andare a cercare, perché il comando me lo sono ricordato tra virgolette in mente, quindi può essere che è anche sbagliato. Perché però basta cancellare il System 32. Come vedete ci sta impiegando anche un pochino a arrabbiarsi, prima non ci impiegavo così tanto. Ecco, schermata rossa della morte. È una sottospecie di easter egg, scusate per la voce, è una sottospecie di easter egg, però che comunque, come potete vedere, non fa funzionare più il sistema. Si vede via la macchina, non è che torna a funzionare, almeno non dovrebbe tornare a funzionare. Esattamente. Quindi, detto questo, vi saluto, vi mando un bel video, vi ricordo di lasciare un commento, un piace, iscrivervi al canale, un saluto da Jade. Ovviamente ho creato uno snapshot perché dopo che ci ho perso tempo a installarlo mi pare anche brutto rovinarlo così, quindi funziona. Ciao ciao.